RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Programma vi è presentato da Ferratese Parfums, il profumo delle tue emozioni. Amici valigiosi, sono Irene Giramondo, continuiamo a sognare di viaggiare dall'Italia tutti i venerdì alle 17 su Radio Vacanze. Sì, Radio Vacanze, la prima radio web di viaggio e turismo. Oggi il nostro viaggio virtuale ci porterà in località Sestriere, esattamente in Piemonte. Località mondana della Via Lattea, nel cuore di una delle aree sciistiche più grandi d'Europa, conosciuta appunto come Via Lattea, e ospita regolarmente eventi di Coppa del Mondo di sci alpino ed è anche sede di uno dei tre villaggi olimpici. Le due torri, rossa e bianca, che dominano lo skyline, sono diventate il simbolo del paese e furono costruite esattamente nel 1930. Poi ritorneremo su questo punto. Furono costruite proprio per volere del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli, con lo scopo appunto di fornire un luogo di vacanza per i lavoratori dello stabilimento Fiat di Torino. Ma Sestriere non è solo una stazione sciistica invernale, diciamo. D'estate, per esempio, è possibile giocare a golf sul campo a 18 buche, che è il più alto d'Europa, pensate. Il nome Sestriere sembra abbia origine da una scritta su una pietra miliare di epoca romana: Ad Petram Sextarium o Sestera. L'origine più accreditata pare derivi da Petra Sistraria, ovvero sesta pietra, ad indicare che lì era posta la sesta pietra per segnare la distanza dalla città più vicina su quello che oggi appunto è Sestriere. Un tempo infatti qui c'era solo un colle a 2035 metri di altezza e appunto c'era il colle e la valle del Chisone con quella della Dora Riparia, quindi una sorta di confine naturale. La prima data certa nella storia di Sestriere è il 1814, anno in cui Napoleone, il grande Napoleone, decise di dotare il Piemonte di una nuova via d'accesso per la Francia. Quindi questa strada che Napoleone decise costruire, insomma, collegava Briançon a Pinerolo, passando proprio per il colle per il colle di Sestriere, che nei secoli fu appunto luogo di passaggio degli eserciti invasori, come per esempio quello di Annibale, oppure gli eserciti francesi e spagnoli, oppure delle carovane portatrici di sale nel Medioevo. Quindi nel Medioevo c'erano queste carovane cariche di sale. Quindi in realtà la storia di Sestriere ebbe inizio nel 1910 circa, grazie a un signore che si chiamava Vincenzo Possetto, figlio di una coppia che furono appunto i primi abitanti del luogo del Sestriere. Rossetto capì subito che il Sestriere poteva diventare luogo di vacanza dei ricchi signori della Torino Bene, insomma. Quindi l'idea si concretizza con l'avvio dei lavori di un albergo purtroppo poi saranno fermati nel 1914 a causa della guerra. La struttura verrà poi inaugurata il 21 agosto del 1921. Quattro anni dopo Possetto decise di tenere aperto anche d'inverno
e per ben 50 anni appunto gestirà il suo locale. Ma d'inverno il Sestrier, diciamo, non era proprio molto popolato, insomma era più che deserto, diciamo, mentre sulle altre località montane del Piemonte impazzava un nuovo sport inventato da norvegesi e portato qui da noi dai fratelli Smith, lo sci. Quindi la borghesia torinese si, diciamo, innamora, impazzisce per questo nuovo sport, per lo sci, fra cui appunto anche la famiglia del senatore Agnelli. L'imprenditore decise così di impiantare lì la sua stazione sciistica e incarica di questo progetto l'ingegnere Vittorio Bonadè Bottino. Nel 1930 viene inaugurata la prima funivia, il Pet Sees, con annesso ristorante. Nel 1932 invece fu costruito l'hotel Torre, capace di ospitare 200 sciatori ad un costo giornaliero di pernottamento pari a 10 lire. Un anno dopo, nel 1933, venne costruita una torre ancora più grande della precedente, più grande e spaziosa, chiamata Hotel Duchi d'Aosta, sul cui tetto vi era anche una pista di atterraggio per elicotteri. Perché? Perché il senatore la utilizzava per raggiungere il Sestrier in pochi minuti da casa sua, dalla sua villa di Villa Alperosa. Nonostante abbia una storia recente, Sestrier presenta diverse opere d'arte, quindi se visitate Sestrier, tra le tante cose, insomma, a parte lo sci e altre cose, ci sono, ecco, da vedere, per esempio, tra le architetture religiose, ricordiamo la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, che risale al XII secolo. Poi c'è la chiesa di Sant'Edoardo, voluta proprio dal senatore Agnelli per commemorare la morte del figlio Edoardo, scomparso nel 1985. Questa chiesetta è in stile neoromanico ed è caratterizzata da un portale in bronzo massiccio, da un crocifisso e da un'addolorata scolpita in marmo dall'artista Edoardo Rubino. Invece, tra le architetture civili, l'albergo Principe di Piemonte, che appunto è formato da queste due torri di cui vi parlavo, di cui appunto abbiamo già parlato, che sono tra l'altro due splendidi esempi del razionalismo italiano dell'epoca. Da vedere anche l'obelisco eretto nel 1914, che vuole commemorare l'antica strada edificata da Napoleone per collegare il Piemonte con l'Alta Savoia. E ora arriviamo alla famosa domandina: cosa mangiamo di tipico a Sestrier? Beh, la sua tradizione enogastronomica viaggia tra le carni e i formaggi. La prima cosa da assaggiare è sicuramente la famosa bagna cauda, fatta con burro, olio extravergine d'oliva, aglio e acciughe sotto sale. Tra i primi piatti, le famose cagette, sono dei gnocchi di patate conditi appunto con ortica e cipolla, che poi comunque solitamente vengono gratinati al forno. Poi vabbè, i famosi tomini, tome, tomini, ricotte, sono alcuni dei formaggi tipici, no? Da non perdere anche il formaggio murianengo, un formaggio a pasta burrosa, molto buono. Fra i dolci più famosi, il pan della Marchesa, che è una torta con mandorle e nocciole. Tutto questo ovviamente accompagnato da dell'ottimo vino piemontese, per esempio i vini della provincia Torino Doc o i vini del Monferrato. Bene, amici valigiosi, il nostro viaggio virtuale di Sestrier termina qui. Come sempre, continuiamo a sognare di viaggiare dall'Italia e buon viaggio!